Un saluto agli amici di Mitico Snake e benvenuti nuovamente nella rubrica Mitico Rubik, ovvero la rubrica dedicata solo ed esclusivamente al mondo del cubo di Rubik. Come potete vedere li tengo qui sul banco. Allora, ritornando a quello che stavamo facendo nelle settimane precedenti, ovvero la settimana scorsa, vi ho portato un video là dove vi ho fatto vedere come completare il primo strato del cubo di Rubik. In questo video andremo a continuare e vi farò vedere come completare il secondo strato del cubo di Rubik e i suoi vari casi che potranno capitare durante una risoluzione. Quindi direi di non perdere altro tempo e di andare al banco subito dopo la sigla. Allora amici di Mitico Snake, eccomi qua nuovamente al banco ed è proprio il banco che mi sta facendo compagnia in questa saga del mitico Rubik, là dove vi faccio vedere come completare il vostro cubo di Rubik, ovvero come risolvere il vostro cubo di Rubik. Allora, nel video precedente eravamo rimasti sul nostro primo strato, quindi vi ho mostrato come completare il primo strato. Adesso in questa parte di video vedremo come costruire il secondo strato, ovvero questo qua centrale, e vediamo subito come iniziare. Allora andiamo avanti, iniziamo a cercare il cubetto che ci interessa, ovvero il cubetto blu e giallo della parte centrale. Ok, me lo vado un attimino a cercare ed eccolo qua. Ok, una volta che l'abbiamo trovato, dobbiamo fare in modo che il colore che abbiamo di fronte a noi deve andare sul suo centro di destinazione. Ok, quindi infatti eccolo qua, e me lo porto sul suo centro, e dovete rispettare questa cosa qui, ovvero una tick a volta. Quindi una volta che avete trovato il vostro cubetto da inserire nella parte centrale, dovete fare in modo di formare la T completa capovolta. Se non avete questo, non potete inserire il cubetto nella parte centrale, quindi da qui a qui. E vedo subito che il cubetto che ci interessa deve essere inserito dalla parte sinistra. Voglio ricordarvi che alcuni algoritmi li possiamo ripetere sia da destra e sia da sinistra, ovvio che poi dipende dai casi. Allora torniamo a noi, T completa capovolta, ok, blu di destinazione alla nostra sinistra, e facciamo il seguente algoritmo. Voglio ricordarvi che il colore della base deve restare sempre sotto, in questo modo qua. Allora U'L'U'F'U'F'. Ed ecco che abbiamo inserito il nostro cubetto centrale blu e giallo. Andiamo avanti e troviamo il cubetto, vediamo un po' dove iniziare, ok, verde e giallo. Ok, andiamo subito a trovarlo e lo tengo qua nella parte superiore. Quindi tenendolo qua vedo subito che di fronte a me ci sta il colore giallo, quindi vado a rispettare la regola della T completa capovolta. Me lo porto subito sul suo centro di destinazione, però questa volta vedo che avendo la T capovolta, il verde di destinazione, ovvero il colore di destinazione, questa volta va verso destra. Quindi l'algoritmo che prima vi ho mostrato dal lato sinistro lo possiamo ripetere in questo caso anche dal lato destro. Quindi T capovolta, verde di destinazione che nella parte superiore va qua nella parte centrale. Facciamo il seguente algoritmo: U R U R' U' F' U' F. Ed ecco che abbiamo inserito il nostro cubetto verde e giallo. Andiamo avanti, troviamo l'altro cubetto che ci interessa, ovvero verde e bianco. Lo vado a trovare qua nella parte superiore ed eccolo qua. Vedo subito che di fronte a me ho il colore bianco, quindi lo vado a spostare sul suo centro bianco formando la regola della T completa capovolta. Ve lo ripeto ogni volta perché questa cosa è molto fondamentale. Allora
Vedendo la T completa capovolta, quindi una volta che abbiamo messo il nostro cubetto in posizione, vedo che il verde questa volta va nuovamente al lato sinistro, quindi l'algoritmo va ripetuto dal lato sinistro. Ok, quindi T capovolta, colore di destinazione in questo caso verde, va a sinistra e facciamo nuovamente l'algoritmo di prima, ovvero U' L' U' L U F U F' ed ecco che abbiamo inserito il nostro terzo cubetto del secondo strato, verde e bianco. Inseriamo l'ultimo, eccolo qua, bianco, blu, lo vado a cercare, eccolo qua nella parte superiore e vedo che di fronte a me ci sta il colore blu, lo vado a mettere sul suo centro da in modo da formare sempre comunque la T capovolta. Vedo un po' dove deve andare, quindi va nuovamente alla nostra sinistra e ripetiamo l'algoritmo di prima. Ok, quindi faremo blu posizionato sul suo centro T capovolta, bianco di destinazione che va alla nostra sinistra e ripetiamo l'algoritmo di prima, ovvero U' L' U' L U F U F' ed ecco che abbiamo completato il nostro secondo strato. Allora, ecco uno degli algoritmi principali, ok? Allora, giallo in modo da formare la T completa capovolta, il colore blu di destinazione che va sulla nostra sinistra, quindi ci accorgiamo che va sulla nostra sinistra e applichiamo il seguente algoritmo senza dimenticarci la regola della T completa capovolta. Quindi in questo modo qua faremo U' L' U' L U F U F' ed ecco che abbiamo inserito il nostro cubetto centrale. Ed ecco che vi faccio rivedere nuovamente l'algoritmo che abbiamo visto durante la risoluzione del nostro secondo strato. Ricordatevi sempre la regola della T completa a capovolta, ok? Quindi prendere il vostro cubetto di destinazione che deve andare nella parte centrale, in questo caso blu e giallo, quindi con il blu in questo caso vado a formarmi la T completa, ok? Giallo di destinazione questa volta va alla nostra destra e ripetiamo l'algoritmo dalla parte destra. Prima ve l'ho fatto vedere dal lato sinistro, adesso ve lo faccio vedere dal lato destro e faremo U R U R' U' F' U' F ed ecco che abbiamo inserito il nostro cubetto correttamente nella parte centrale. Allora, durante la risoluzione del cubo di Rubik potremo trovarci in questo caso qui, là dove abbiamo il cubetto della parte centrale già inserito ma in modo errato, perché blu non sta con blu e giallo non sta con giallo, ma questo può accadere con qualsiasi cubetto di qualsiasi colore. Io ho preso di riferimento il blu e il giallo, ok? Quindi se vi trovate in questo caso qua, là dove il cubetto è già nella parte centrale ma non inserito correttamente con i suoi colori, possiamo farlo con un unico algoritmo, quindi ci consente di invertirlo di posizione. E l'algoritmo che vi sto per mostrare è speculare, ciò vuol dire che può essere ripetuto sia dal lato destro e sia dal lato sinistro, ok? In questo caso ve lo faccio vedere prima dal lato destro, quindi il cubetto che io voglio invertire di posizione e fare in modo che giallo sia con giallo e blu sia con blu, lo mettiamo sulla nostra destra, così, ok? Quindi lo metto sulla nostra destra nel caso noi volessimo eseguire l'algoritmo dalla parte destra e facciamo il seguente algoritmo, quindi lo mettiamo a destra, così, e faremo R U R' U2
R U2 R primo U F primo U primo F, ed ecco che l'abbiamo invertito senza andare a disfare il lavoro che abbiamo fatto sul nostro cubetto d'angolo. Ok, questo è lo stesso caso di prima, là dove abbiamo un cubetto della parte centrale già inserito ma non con i suoi colori di destinazione, ovvero blu non sta con blu e giallo non sta con giallo. Qualora voi vogliate eseguire l'algoritmo dalla parte sinistra, il cubetto interessato che volete invertire di posizione lo dovete mettere sulla vostra sinistra in questo modo, ok? E faremo il seguente algoritmo: L primo U primo L U primo 2 L primo U primo 2 L U primo F U F primo, ed ecco che l'abbiamo invertito di posizione anche dal lato sinistro. Ok, questo è un altro caso in cui potremo ritrovarci durante la soluzione del nostro secondo strato, ok? Quindi nel momento in cui stiamo risolvendo il nostro secondo strato e ci accorgiamo che un cubetto della parte centrale è già messo nella parte centrale ma in modo sbagliato, perché blu non sta con blu, quindi troviamo il verde, mentre invece giallo lo possiamo trovare ma non sta con giallo, quindi non è allineato, anche se lo andiamo ad allineare con l'algoritmo che vi ho mostrato prima, quindi non ci troveremo mai. In questo caso come bisogna agire? L'algoritmo che possiamo utilizzare è quello là che ci consente di mettere il cubetto dalla parte superiore alla parte centrale, quindi lo possiamo utilizzare sia da destra sia da sinistra. Per esempio io adesso lo utilizzo dalla parte sinistra e lo andiamo a liberare, quindi portarlo sulla parte superiore, e faremo il seguente algoritmo. Quindi il cubetto da liberare, ovvero blu e giallo, che deve andare da quest'altra parte, lo andiamo a liberare in questo modo. Lo metto sulla mia sinistra oppure sulla mia destra, quindi adesso lo metto dalla sinistra, e faremo l'algoritmo che già abbiamo visto per inserire un cubetto centrale. Faremo L primo U primo L U F U F primo. Adesso abbiamo liberato il nostro cubetto blu e giallo e lo possiamo inserire sulla parte centrale, ok? Quindi adesso non sto a mostrarvi nuovamente l'algoritmo, ma se avete seguito il video con attenzione dobbiamo ricordarci la regola della T completa a capovolta con il colore giallo di destinazione alla nostra destra, ed andremo ad applicare l'algoritmo che ci consente di inserire il cubetto nella parte centrale. Eccolo qua, la stessa cosa anche qui, ed ecco qua, abbiamo completato il nostro secondo strato. Rieccomi qua. Allora, abbiamo visto come completare il secondo strato del cubo di Rubik sui vari casi, quindi la cosa che posso dirvi, che vi ripeterò in ogni video che porterò per quanto riguarda la serie Mitico Rubik, è di allenarvi, soprattutto imparare gli algoritmi che potranno presentarsi durante la vostra risoluzione. Quindi se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti e lasciate tutti i vostri pollicioni in su. Ed eccola che parte l'animazione finale, l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda sia l'animazione, e trovate il link anche nella descrizione. E questo video finisce qua, vi ho fatto vedere già troppo e noi ci vediamo qui domenica prossima con un nuovo video dedicato alla saga del mitico Rubik. Ok, vi ho fatto vedere il secondo strato, adesso io lo vado un attimino a completare.
ci siamo quasi, ed eccolo qua, completato. Va bene ragazzi, ho parlato già troppo, ho detto troppo, quindi nuovamente imparate gli algoritmi e allenatevi. Ciao!